Ciao Cucciolotti e buongiorno a tutti, ovviamente. E oggi voglio parlarvi di un prodotto, quindi sarà un video review, ma prima la sigla. Allora, parto col dirvi che ho ricevuto questo prodotto vincendo un concorso dal sito beautytester.it, che è questo qui, e ho ricevuto, cioè mi sono candidata per ricevere un prodotto e sono stata selezionata tra le fortunate, diciamo, una volta ogni tanto. Allora, il prodotto che ho ricevuto è questo mascara di Cil Cabaret. E devo dire, Arcangel Paris è la marca, e devo dire che il packaging è molto molto carino, anche perché qui ha questa specie, sembra tipo un corpino che va a chiudersi con dei fiocchetti sia avanti che dietro. Qui c'è la scarpa con un tacco e devo dire che è veramente veramente carino. Il nome di questo mascara è Mascara Volume Theatral, quindi volume teatrale, e Showstopper Volumizing Mascara. Ed è il numero 007 Wertopera. E come inci, diciamo che contiene cose naturali, tra cui la calendula. Avevo letto i tocoferoli, quindi la vitamina E che serve all'organismo, insomma al corpo. Contiene dei parabeni, dei siliconi, non sono sicura, ma parabeni sicuramente, perché c'è proprio scritto, però non contiene la paraffina, quindi diciamo che. E i parabeni sono citati tra gli ultimi ingredienti, quindi da come ho capito, diciamo che sono presenti in minor quantità. Intanto premetto che il prodotto per cui mi ero candidata era un mascara blu e mi è arrivato verde in questo pacchettino qui con scritto dimmi cosa cerchi.it e la loro via. E anche questo comunque ben incartato, quindi non ha ricevuto tantissimi danni. Per arrivare, dopo le mail di conferma di aver vinto, quindi ho dovuto mandare i miei dati ed è arrivato entro una settimana, 10 giorni, non contando quindi il sabato e la domenica, quindi 10 giorni lavorativi, ecco, più o meno. E ok, vabbè, è verde e io il verde lo sapete, io non è che lo uso tantissimo, vabbè, però ci accontentiamo. Il verde in questione non è neanche bruttissimo, cioè è un verde intenso, comunque un verde scuro intenso, e ha questo scovolino fatto in questo modo, quindi non ha i pelucchi, come li chiamo io, ha uno scovolino fino ed è di plastica. Io devo dire che anche cioè, l'odore non dispiace, comunque sa un po' tipo di lacca o qualcosa così, mi dà questo genere di impressione, ecco. L'unica cosa che ho trovato che non mi è piaciuta è che il mascara è arrivato ma è secco. Cioè, nel senso, io adesso non ce l'ho aggiunta l'acqua, l'ho già provato una volta. E diciamo che non mi ha soddisfatto anche perché il colore non resta sulle ciglia. E quindi per questo mi cala un po' per quello che promette, insomma, comunque ciglia teatrali e poi dopo non neanche rimane sulle ciglia, insomma. Quindi non si nota che è un verde. Io per il momento non ci ho messo l'acqua proprio perché volevo provarlo insieme a voi anche, volevo farvelo vedere così come mi è arrivato. E devo dire che vedendolo così, sinceramente, mi è calato un po'. Adesso lo proviamo. Oddio, faccio un casino. Lo proviamo insieme, c'è una mollettina qui.
Infatti stamattina, anzi scusatemi il trucco, ma ultimamente con queste allergie non posso più mettere la matita, anche che sia della miglior marca possibile, ma mi creano fastidi. Cioè anche adesso solo ho messo un po' di ombretto verde, ma giusto per riprendere un po' il mascara, solo che mi stanno pizzicando gli occhi, quindi se mi lacrimano, scusate, ma proprio sono l'antistaminico che fa un baffo praticamente. Comunque, andiamo a legare in qualche modo. Non credo ci riuscirò, eh. Da ricci ce l'ho indomabili comunque. Allora io mi avvicino e andiamo ad applicare il mascara così come mi è arrivato, solo su un occhio, quindi spero si vede. Veramente ci vogliono tantissimi passaggi prima che si veda qualcosa del colore o che comunque rimanga attaccato alle ciglia. Fortunatamente non è che ho ciglia sfigatelle, quindi. Però diciamo che d'altri mascara che ho utilizzato, questo non mi entusiasma più di tanto. Infatti lo scriverò anche sul sito, perché comunque mi hanno richiesto di fare una recensione anche scritta sul loro sito. Però non so se voi vedete qualcosa. Il fatto è che una volta asciugato, cioè nel senso, non è chissà quanto sia umido, però già essendo secco, quando uno lo va a ripassare sulle ciglia, tende ad andare ad unire tutte le ciglia, cioè neanche scorre più bene. Voi lo vedete verde? Io, cioè da lontano pochissimo proprio. Ma non vedo neanche una grandissima differenza. Ditemi un po' voi che impressione vi dà, a me non. Vabbè, comunque, questo è il risultato così al naturale, senza nessuna aggiunta di acqua, così come mi è arrivato. Diciamo per effetto ciglia finte io non lo noto, e neanche di volume più di tanto, comunque boh, non vedo chissà quanta differenza, ecco. E no, comunque adesso proviamo insieme invece ad aggiungerci un goccino d'acqua e vediamo se cambia qualcosa. Aspettatemi, rieccomi. Allora ci ho messo un po' d'acqua, adesso lo sbaglio, oddio. Intanto la mia fotocamera è viva. Allora, andiamo a scuoterlo un pochino per far amalgamare il colore con un. Ci ho messo proprio giusto giusto una goccina per vedere se l'effetto cambia. Oddio, forse una goccina, ma l'ho rovinato in diretta, ragazzi. Ok. Io non so se doveva essere così secco, sinceramente, Io quello che. Comunque i mascara che utilizzo io non sono mai stati così asciutti. Ecco qua, allora. La differenza è visibile, anche perché adesso si vede che è bagnato. Ok, se non faccio qualche danno io non sono contenta. Ovviamente, perché sennò non mi chiamerei Jessica. Allora, il colore, cioè adesso la differenza si nota tantissimo, praticamente si vede che è bagnato e quindi che è buono, cioè nel senso, eccolo qui. Adesso andiamo a provarlo a mettere così com'è adesso su quest'altra ciglia e vediamo se magari cambia l'effetto, perché boh, sinceramente mi dispiace pure dare cioè nel senso, do il mio parere ovviamente, però magari averlo ricevuto e poi non poterlo utilizzare. Allora, così da bagnato, sensazioni proprio a freddo, questo è il risultato.
Allora, tra tutti e due gli occhi, sinceramente, c'è proprio l'imbarazzo della scelta. Allora, Secco praticamente ha lasciato comunque le ciglia molto avvicinate tra loro, mentre per quello bagnato diciamo che le ha divise un po' di più. Non so come farvele vedere, oddio. Così. Si vedrà qualcosa? Boh. Allora, il colore l'ha lasciato lo stesso e magari si nota anche un po' di più. Adesso non so se resterà bagnato così a lungo oppure cioè, si asciuga. Questo poi magari ve lo scrivo sotto nell'info box per vedere un attimo, cioè così è bagnato, me ne rendo conto. E vediamo un po' se tra un po', comunque col passare dei secondi, si asciughi, oppure perché se resta così bagnato, cioè ho rovinato il mascara praticamente. Oddio. E niente, però mi pare che si nota anche un po' di più che è verde, e comunque almeno le allungate. Cioè, così con quello secco praticamente sono rimaste le ciglia così come le ho io, praticamente diciamo le ho solo colorate un po'. Quindi nessun effetto ciglia finte, nessun effetto ciglia volume teatrale proprio, quindi no. Questo per quello che c'è scritto e per quello che io vedo sulle mie ciglia non soddisfa molto le mie esigenze, cioè nel senso non soddisfa molto ciò che che premette, che prometto, premette uguale. Beh, che dire, io per il momento chiudo qui la mia review con un voto da 1 a 10, cioè posso dare un 5 e mezzo, ma proprio scarsino, eh. Ecco, magari sì, con questo qui effetto bagnato, cioè nel senso dopo aver aggiunto un po' d'acqua, comunque ha un effetto migliore. E niente ragazze, fatemi sapere se magari lo avete visto in qualche negozio, perché io prima d'ora non l'ho mai visto neanche nei negozi. E niente, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!